Vediamo cosa succede se apro le vostre domande, che sono arrivate tante. Allora, andiamo in ordine. Ma Facebook non rimane comunque proprietario di foto anche se le cancello? In teoria no, anche perché non rimane proprietario, l'abbiamo già detto prima. Proprietario non è la parola corretta. Lui rimane licenziatario, che è diverso da proprietario. Poi chiede, è possibile pubblicare integralmente articoli di rivista o quotidiani? No, no. Poi lo facciamo tutti, lo faccio anch'io. Cioè, vabbè, allora, interamente cerco di farlo il meno possibile. Cioè, però adesso in questo periodo qua di coronavirus, così, c'erano degli articoli che mi avevano colpito particolarmente. E allora a volte ho fatto un copia e incolla, ma non si può. Poi te lo lasciano fare, è un altro, cioè, allora, che te lo lasciano fare è un altro discorso. Cioè, dovete distinguere il piano giuridico dal piano del far west tipico di internet. Chiaramente su Facebook questo vale per le pubblicazioni, ma non per le condivisioni. Posso condividere post pubblicati da altri senza nessuna restrizione? Allora, il condividere è lo stesso discorso dell'embed di prima. Cioè, se io condivido, allora, Tizio pubblica una foto che non potrebbe pubblicare perché il fotografo non l'ha autorizzato. A me piace tantissimo questa foto e la pubblico in n.000. Sulle mie pagine e anche sulle community, sui gruppi Facebook che io frequento. Il fotografo vede la foto, si incazza e fa la segnalazione a Facebook. Facebook la toglie e quindi automaticamente la toglie da tutte. Cioè, nel momento in cui la toglie, la foto scompare. Cioè, vi torna? Chiedo a Virginia, che è quella che ha fatto la domanda. Cioè, ti torna? Cioè, se, anche se l'ho condivisa su 10.000 gruppi, basta che sia comunque all'interno di Facebook. Se uno la toglie, se quello che la toglie dalla fonte originaria, cioè se colui che, che controlla la fonte originaria la toglie, automaticamente scompare da tutte le condivisioni. Quindi vedete che il meccanismo è quello. Vediamo se è arrivato un commento. Sì, certo, grazie. Cioè, quindi non mi confondete, il condividi è una funzione tipica, è una funzione offerta da Facebook. Il problema è il condividi esternamente, cioè se io scarico e ricarico la foto, quella è una violazione di copyright, perché l'ho esportata dalla piattaforma su cui il suo titolare l'ha caricata e l'ho messa in un posto in cui non era destinata a essere. Ok? Cioè non doveva essere, il suo titolare non la voleva mettere lì. E quindi eccoci qua. Allora, scusate, ho perso un filo. Se ho caricato su YouTube un video di un'esecuzione di un'opera per la quale ho pagato una quota alla SIAE, posso pubblicarlo sulla piattaforma? No. Cioè, la quota alla SIAE non c'entra nulla. La quota alla SIAE è per l'esecuzione in pubblico di quella serata. C'entra nulla. Nel senso che la quota SIAE viene calibrata sulla base della capienza del locale, del tipo di pubblico e del tipo di locale. Non è che se ho pagato la SIAE quella volta lì, allora, ah, da quella volta lì in poi liberi tutti. Purtroppo no. Come funziona per la condivisione, ad esempio, su Facebook di un'opera, esempio un'immagine di terzi pubblicati con licenza CC BY? Lì è diverso, ma lì c'è la licenza. Beh, dovremmo fare un altro seminario. Essendoci la licenza Creative Commons mi garantisce, mi permette di pubblicarla liberamente. Devo comunque mantenere sempre la licenza. Purtroppo Facebook non ha un tool nativo che permette di segnalare le licenze. Non so, se usate SlideShare, ad esempio io quando carico le mie slide su SlideShare, compare una tendina e mi dice scegli la licenza, no? E compaiono le sei licenze Creative Commons e quindi questo è comodissimo. Facebook non c'è sta cosa. Però sì, però la licenza Creative Commons mi autorizza anche a pubblicare su Facebook se voglio. Dal punto di vista dell'utilizzatore, se io estraggo da un video alcune immagini o da un brano intero alcuni secondi di riproduzione e li uso per creare un nuovo contenuto originale, è legale. Cioè, classica risposta che a voi non piace mai, però dipende. Cioè, il sampling nella musica rap è un fenomeno vecchio come il mondo, in cui si tira fuori un frammento di un brano musicale e lo si usa per creare la base di un nuovo brano musicale. E lì ci possiamo mettere a discutere per
per anni, che questo frammento sia o meno talmente, sia o meno riconoscibile così bene, così, così tanto, che in realtà si porta dietro, diciamo, il suo diritto d'autore. Oppure in altri casi il frammento è talmente neutro per cui viene messo in un'altra base e non lo riconosco più. In questo caso, pensate a un programma televisivo come Blob, che non fa altro che tagliare e incollare pezzi di programmi televisivi, però lì c'è una licenza pagata, cioè lì Rai 3, la Rai, paga paga le licenze, paga chi darà un'autorizzazione ai vari canali per poter fare sta cosa. Intanto grazie mille, grazie, grazie, ok. Immagino che quelli che hanno detto grazie si siano disconnessi. Un insegnante di musica pubblica una foto dei suoi allievi minorenni su Facebook, dovrebbe chiedere autorizzazione per... Sì, vabbè, poi stiamo uscendo proprio completamente dal seminato, perché lì c'è un problema di privacy più che di diritto d'immagine, di gestione della privacy del minore. Non c'entra molto col tema di oggi, però sì. Sarei molto cauto nell'usare le immagini dei bambini a scuola, soprattutto perché magari tra i bambini c'è il bambino che ha qualche problema, che ha problemi di salute, che ha un problema di handicap, o il bambino che ha genitori separati, per cui uno è d'accordo nella pubblicazione e l'altro no, e quindi si creano delle situazioni scomode. Ma se io, ad esempio, pubblico il link al PDF integrale di un libro in commercio presente su un sito qualunque, ma se sempre il solito discorso, la risposta è sempre la solita, la risposta è: ma chi cavolo l'ha messo sto PDF? Cioè, tu puoi pubblicare il link, ma sto PDF dov'è? Quindi la domanda è incompleta, perché magari il PDF è su... Cioè, io ho un mio collega che ha fatto un libro, l'editore ha detto... noi pubblichiamo il PDF in versione open, però deve essere solo sul nostro sito. Vabbè, lui ha accettato il fatto che il libro, anche se l'ha scritto lui, non lo metterà mai sul suo sito, ma è sempre sul sito dell'editore. Questa cosa può piacere o meno, però è sempre meglio che niente. E niente, il libro è sul sito dell'editore, quindi è legalissimo. Cioè, certo, l'editore, caspita, è lui che ha scelto di pubblicarlo. Ma se io scannerizzo libri a casaccio e poi li metto sul mio blog, prima o poi qualcuno mi viene a dire di toglierli, cioè, prima o poi magari per un po' rimangono lì, cioè per un po' nessuno si accorge, ok? Ma il fatto che nessuno si sia accorto non vuol dire che si poteva fare. E il fatto del link, ripeto, se il link è palesemente mirato alla violazione del diritto d'autore, può essere di per sé illegale, che era l'esempio che vi ho fatto prima. Se cercate, c'è un caso, una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea su i link alle partite di calcio, l'esempio che vi ho fatto prima. Cercate, mettete... link, partite di calcio, sentenza, vi viene fuori l'articolo che commenta questo fatto. L'ho fatto io l'articolo, ma ci sono tanti articoli che ne parlano. Altre domande? Siamo stati bravi, pensavo di non essersi, di non farcela coi tempi. Molti lettori ritengono che passare un ebook su Calibre per convertire il formato da Amazon a EPUB sia assolutamente legale, è un altro discorso. È lì un cambio di formato. Perché cosa succede? Succede che cioè Amazon mette, esatto, stavo proprio per dirlo, ma Amazon mette un DRM che permette di, il DRM è un sistema di metadati che permette ad Amazon di controllare meglio gli utilizzi delle opere. Se io tolgo questi metadati, Amazon perde il controllo e quindi gli ho rotto il giochino.